Non solo sport. Ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle 11:15 alle 13 su PRL con Marco Pantusa. In redazione Francesco Liverio. E buongiorno a tutti, buongiorno per il primo intervento della redazione sportiva di questo mercoledì 12 giugno. Stamattina dal nostro profilo di Facebook è stato caricato un logo. Io credo che sia un gran bel lavoro quello fatto dagli organizzatori, da Paolo Audi, Giovanni Talarico, da Antonio Nicoletti e da tutti gli altri che lavoreranno per quella che è la quarta edizione della Corri in Fiore, prevista per il 23 giugno prossimo. Un logo bellissimo, un logo che porta una scritta rossa, Eurosport, con l'archicenobio Florenze, e all'interno della parte più ampia dell'archicenobio, la nostra più bella immagine che dal punto di vista architettonico che rappresenta l'abbazia Florenze, c'è un corridore. Questa è la prima iniziativa legata alla Corri in Fiore, che già da qualche mese ormai sta lavorando alacremente con tutto il gruppo organizzativo a questa grande manifestazione. Una manifestazione che vedrà la partecipazione dell'Avis Comunale, come vi ho annunciato prima, nostro main sponsor di Non Solo Sport, ma credo che possiamo dire senza ombra di dubbio sponsor ufficiale, dà estremamente una mano a quello che è tutto il mondo sportivo sangiovannese, e noi non possiamo fare altro che approfittare in questa occasione, prima di parlare con il presidente dell'Avis Alfonso Lorenzano e Paolo Audia, grande atleta e podista sangiovannese, nonché uno degli organizzatori della Corri in Fiore, non possiamo far altro che chiedervi di dare una mano ancora oltre alla donazione di sangue attraverso il 5 per 1000 all'Avis Comunale di San Giovanni in Fiore, scrivendo il codice sul vostro 730, sul vostro modello unico, su tutto quello che è la modulistica dei redditi, con scrivendo il numero 99332440785. Ma partiamo subito con Alfonso Lorenzano, che io ringrazio ancora per la sua disponibilità per essere qui nei nostri studi. Presidente Lorenzano, la scelta di essere vicini allo sport in questi anni è stata dimostrata più di una volta. La scelta di essere ancora più vicini allo sport in questa occasione bella di giugno legata al podismo è a un valore ancora più ampio. E buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori di PRL, grazie al pubblico e a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Noi siamo qua questa mattina proprio perché ormai la nostra associazione è entrata nello sport, dopo aver sponsorizzato il torneo di calcio over 35, dopo abbiamo riscontrato anche una grossa partecipazione alla donazione da parte di coloro che avevano superato una certa età. Comunque il nostro intento era quello di sensibilizzare principalmente gli atleti, lo sport in genere, anche perché con l'Avis si possono fare un po' di prevenzione, cosa che da molto tempo non si faceva a San Giovanni. Io sono contento dei risultati che abbiamo avuto in questi anni, anche perché anno per anno l'Avis sta crescendo grazie ai donatori, grazie a tutti coloro che partecipano, grazie allo staff dell'associazione che senza alcun rimborso, senza alcuna retribuzione o meno, volontariamente, ed è quello che si è prevista l'Avis di San Giovanni in Fiore, e volontariamente stiamo andando avanti, e i risultati li abbiamo avuti come riconoscimento a livello provinciale e a livello regionale. Noi negli anni scorsi abbiamo avuto un nostro delegato all'Avis nazionale, quest'anno facciamo parte del direttivo provinciale di Cosenza, quindi nel direttivo ci siamo pure noi, facciamo sentire la nostra voce e siamo molto molto tenuti in considerazione dall'Avis provinciale per i risultati che abbiamo avuto in questi anni, nonostante la nostra comunità vivendo in montagna ha delle grosse difficoltà. Io ho avuto questa idea dello sport perché in questa occasione noi potremmo fare un po' di prevenzione agli atleti, perché gli atleti facendo sport devono essere sottoposti a delle visite mediche. Noi garantiamo un elettrocardiogramma, un torace gratis a tutti i donatori, e oltre a questo chi viene a donare all'esenzione del ticket, e quindi anche dal punto di vista di disoccupazione qualcuno che non può usufruire di queste cose, con l'Avis all'esenzione. Quindi questo non è perché lo facciamo perché vogliamo avere qualche donatore in più, ma chi lo fa è un atto di solidarietà, è un gesto di solidarietà verso chi ha bisogno, che ci sono molte persone che hanno bisogno di avere una sacca di sangue. Noi le nostre sacche l'anno scorso sono state 740 e devo dire la verità, abbiamo più che sufficienza per il nostro paese e diamo molte sacche alle altre province come Crotone, Cosenza,
Potenza, Catanzaro, proprio perché ci sono delle patologie molto gravi e che hanno bisogno di trasfusione. Il nostro è un atto di volontà, un atto, è un gesto umano, quindi donare è quello stesso slogan che dice donare va bene ed è anche bene, perché dando una sacca di sangue si può salvare una vita umana. Io che devo dire, noi abbiamo avuto pure la sensibilità del 5 per 1000, come ha ripetuto il Francesco Oliverio, con queste 5 per 1000 sono 3-4 anni che abbiamo avuto un riscontro molto positivo. Io vi prego ancora di darci una mano, perché noi ci manteniamo con le sacche e con questo 5 per 1000, non abbiamo altre fonti di introiti, perché siamo soli, e quindi chiedo a voi prima di tutto fare un gesto di solidarietà per chi ne ha bisogno e poi di darci una mano. Un'altra preghiera che voglio fare è questa: coloro che non possono donare possono benissimamente venire da noi e darci una mano nel volontariato, nell'organizzare tutto ciò che facciamo sul territorio, e quindi ben venga. Grazie a PRL e grazie a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Con l'intervista chiudiamo velocemente, ricordandovi che nel secondo intervento parleremo di quello che è la Corrinfiore attraverso le parole di Paolo Audia. Adesso non mi resta che ridare la linea alla regia.